Amici di Moto.it, ciao a tutti. La FMI, la nostra federazione, ha avuto un'idea geniale dedicata a voi trialisti. Si chiama Trial Play e vi farà competere la domenica sull'applicazione Zoom con degli esercizi di trial molto particolari, con le classiche zone che verranno poi valutate. Per farle a regola d'arte abbiamo coinvolto il nostro Ricky Vitali, che adesso insieme a due campioni di trial vi spiegherà come eseguire queste zone e quali sono i trucchi per farle nel miglior modo possibile. A te la parola, Iki. Grazie Andrea e un saluto a tutti gli amici di Moto.it. Allora, la competizione consiste in tre prove. La prima prova è prettamente di equilibrio. Bisogna rimanere in equilibrio sulla moto da trial per almeno 3 minuti. Se appoggiamo un piede è una penalità, se ne appoggiamo due sono due, tre sono tre, quattro piedi, cinque piedi sono cinque penalità. Se abbandoniamo la prova sono cinque penalità. Qualche piccolo suggerimento. Quando siamo sulla moto, riusciamo a tenere meglio l'equilibrio se abbiamo la ruota anteriore completamente girata da una parte o dall'altra. Un altro suggerimento che posso darvi è gambe leggermente piegate e braccia leggermente piegate. E se riusciamo anche le gambe leggermente divaricate, leggermente aperte, così da essere pronti a staccare magari un piede dalla pedana per riuscire a recuperare l'equilibrio. Occhio anche alla pressione delle gomme, ma non vado altro che suggerimenti. Proviamo. Non abbiate paura a staccare i piedi quando serve, perché è quello che può salvarvi dalla penalità. Beh, dai, 3 minuti non sono, ma almeno vi ho fatto vedere. Passiamo alla prova numero due, gli spostamenti. Ovvero bisogna spostare le ruote della moto per almeno 1 minuto. Ma per questa cosa passo la linea a Luca Petrella, sicuramente uno dei giovani più promettenti che abbiamo in Italia, che ci fa vedere come fare. Vai Luca! Ciao Ricky, ciao anche agli amici di Moto.it. Sono qui per mostrarvi alcuni suggerimenti per la prova numero 2 riguardante gli spostamenti. Il primo suggerimento che vi do è tenere i freni. Se bisogna spostare la ruota anteriore, frenare con la ruota posteriore e viceversa con il freno anteriore se si vuole spostare la ruota posteriore. Un altro suggerimento che vi do è essere coordinati il più possibile con le sospensioni, di modo che vi stanchiate il meno possibile e riuscite ad arrivare a fine prova non stremati. Ciao a tutti. Grande Luca, ora passiamo alla prova numero 3, ovvero l'equilibrio senza le mani sul manubrio, quindi con le mani alte. Ma per questa prova ci serve un campione. Passo la linea al campione italiano di trial, Matteo Grattarola. Vai Matteo! Ciao Ricky, grazie per avermi passato la linea. Ora mostrerò a tutti voi l'ultimo esercizio, quello più difficile, l'equilibrio senza mani. Speriamo di riuscirci. Pronti? Pronti, partenza, via. Oh. Voilà, eccomi qua. Mi raccomando, ragazzi, mettetecela tutta che non è facile. Ciao Ricky.